Si terrà domenica 9 giugno la manifestazione di fine anno degli alunni dell'Istituto Comprensivo Megali, che era prevista per giovedì 6 di giugno e che è saltata a causa di un guasto al quadro elettrico. Su questo disservizio la scuola ha declinato qualsiasi responsabilità, comunicando di aver fatto al comune regolare richiesta di utilizzazione del sito e del relativo punto luce. La scaletta della serata resta invariata. In scena sarà portato lo spettacolo Tutti Inclusi tra danza, arte e teatro, costruito secondo quanto dichiarato dalla stessa dirigente Siricropi sul progetto che ha consentito di parlare delle diversità e di concepirle come risorsa e mai come limite. Fin qui l'annuncio, insomma, della manifestazione che sarà riproposta, insomma, salvo ulteriori inconvenienti, comunque previa autorizzazione sempre e concessione della villa comunale da parte del comune, dicevamo, si svolgerà domenica 9 di giugno. Vediamo la cronaca di quello che è avvenuto ieri e che ha scritto un'altra brutta pagina per il comune di Melito di Porto Salvo. Intorno alle 16:30, secondo l'orario indicato nella richiesta, il personale scolastico con i tecnici cui era stato chiesto di fornire l'impianto di amplificazione si è presentato alla villa comunale per la messa a punto degli ultimi preparativi dopo tante prove e riprove, prove che erano avvenute anche nel corso della mattinata. La sorpresa è venuta fuori subito dopo, quando al tentativo di alimentare l'impianto l'esito è stato negativo, non c'era energia elettrica. A quel punto è stato contattato l'ufficio tecnico comunale con richiesta di intervento del personale dell'Enel. Alle 18:30, esattamente un'ora dopo il previsto avvio dello spettacolo, c'era molto malumore, insomma, delusione da parte dei bambini, ma anche da parte dei nonni. Pensate che c'erano forse ai 400 alunni della scuola primaria e dell'infanzia che avrebbero dovuto esibirsi nell'anfiteatro, c'erano un migliaio di persone. La dirigente Sinicropi ha tentato anche con mezzi di fortuna, insomma con delle apparecchiature da karaoke, di iniziare comunque lo spettacolo, ma purtroppo non si è potuti andare avanti. Grazie a tutti voi presenti per la pazienza che avete avuto finora. Ovviamente noi non eravamo a conoscenza di questo disguido e quindi siamo qua in attesa, però non ci siamo persi d'animo. Cominciamo così, anche perché la nostra manifestazione deve essere improntata sulla leggerezza e sulla creatività dei bambini. Vorrei ringraziare dunque i bambini che sono la nostra vita. Permettetemi che vi dica questo. Vorrei ringraziare tutti i genitori, i nonni, i presenti, che rendete sempre bellissima, preziosa la nostra manifestazione, la nostra rassegna. E come dicevo prima nella breve intervista resa al dottore Vinci, oggi è la 14ª rassegna che noi facciamo come istituto comprensivo ed è una rassegna artistico-culturale. Il messaggio che quest'anno intendiamo lanciare è sulla diversità. La diversità non è da penalizzare, la diversità è ricchezza, è unicità, dunque fa parte della vita. E noi sappiamo bene cosa significa, perché a scuola, come diceva Gardner, c'è una pluralità di intelligenze e per ognuna di queste intelligenze la scuola si mette in moto. Accogliamo bambini di lingua diversa, di cultura diversa, ma anche di condizioni fisiche diverse. E allora ogni cosa a noi è buona, affinché tutti insieme si possa creare quell'armonia del creato. Ci dobbiamo abituare dunque a questa nuova forma di accoglienza e di inclusione. Siamo sulla strada giusta, sempre l'abbiamo praticato.
avete modo di vedere che attraverso la musica, che è un linguaggio universale, tutti i bambini della nostra scuola, nessuno escluso, si esibirà in particolare coreografia. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso questa manifestazione, che renderanno riuscita o meno. Grazie comunque, grazie a tutti. A quel punto è stato appunto annunciato il rinvio a data da destinarsi. Dicevamo il clamore, insomma, di questo rinvio, la delusione dei bambini, dei genitori, ma quello che ha fatto più eco è il silenzio assordante di qualche assessore comunale, di qualche consigliere della maggioranza, che trovandosi sul posto non hanno assolutamente pensato di intervenire, quindi i cittadini, insomma, i genitori, i bambini, vedendoli così seduti o comunque a passeggio all'interno della villa comunale, hanno qualcuno anche giustamente malignato. Avrebbero anche potuto intervenire e spiegare quello che stava avvenendo. Personalmente noi abbiamo tentato, a dire il vero, di contattare il sindaco di merito, il vice sindaco, qualche altro amministratore, ma non abbiamo avuto fortuna. I telefoni cellulari risultavano spenti. Fino a qui la cronaca, fino a ieri. Questa mattina sono mancate le polemiche anche sui social, sul sito della scuola Megali Melito di Porto Salvo c'è un avviso urgente a tutti i genitori e all'utenza, un avviso della dirigente scolastica Siricropi, che comunica che per motivi organizzativi e burocratici la manifestazione finale, tutti inclusi tra danza, arte e teatro, già prevista per il 6 di giugno 2019 e non effettuata per mancanza di energia elettrica, si svolgerà domenica 9 di giugno 2019 alle ore 17:30 presso la villa comunale, previa autorizzazione all'ente comunale, che è stata richiesta proprio al comune di Melito di Porto Salvo, e sul sito appunto c'è la richiesta di utilizzo inviata dalla dirigente scolastica al comune di Melito di Porto Salvo, ma c'è anche una nota, insomma, firma del sindaco Giuseppe Salvatore Meduri, una nota di oggi pomeriggio, insomma, una nota che testualmente, insomma, riporta in merito alla circostanza di questo blackout energetico che si è verificato presso la villa comunale. Dice il sindaco che in data 6 giugno l'istituto comprensivo di merito di Porto Salvo, su puntuale richiesta, veniva regolarmente autorizzato appunto dal competente ufficio tecnico servizio patrimonio
al volgere questa manifestazione conclusiva dell'anno scolastico presso la villa comunale. Tuttavia, dice il sindaco Meduri, nonostante gli sforzi profusi da questa amministrazione e dal competente ufficio manutenzione del comune di Merito di Porto Salvo, nei 3 giorni antecedenti la manifestazione organizzata dall'istituzione scolastica al fine di porre in essere tutte le iniziative dirette a garantire la necessaria manutenzione ai locali della villa comunale a causa di un guasto imprevisto ed anche imprevedibile di un contatore dell'Enel, la villa comunale rimaneva temporaneamente appunto priva di alimentazione elettrica e per tale ragione la manifestazione veniva obbligatoriamente rinviata ad altra data. Tutto questo nonostante la tempestività degli interventi sia da parte dell'ente comunale che della ditta fornitrice di energia elettrica, cioè l'Enel, che in tempi record aveva proceduto alla sostituzione del contatore guasto. Nella giornata di oggi, continua il sindaco Meduri, oggi venerdì 7 giugno, la direzione del Megali Merito Roccaforte ha provveduto a comunicare la nuova data di domenica 9 giugno 2019, appunto per la realizzazione della manifestazione rinviata a causa di forza maggiore. Il sottoscritto, dice il sindaco, ha fornito indirizzo agli uffici competenti di provvedere tempestivamente all'autorizzazione prescritta dal regolamento. Il responsabile pro tempore, appunto, dell'ufficio tecnico, sempre oggi, ha provveduto ad inoltrare al sindaco la dettagliata relazione sulle dinamiche che hanno caratterizzato il disservizio Enel di ieri sera, in ragione del quale si è gioco forza dovuto rinviare la manifestazione scolastica. Dalla relazione, appunto, che si allega in copia, si evince come purtroppo è lampante chiarezza l'impianto elettrico della villa comunale fino alle 12 di giovedì 6 di giugno. Ora in cui si sono concluse le attività di manutenzione degli impianti della villa con l'ausilio appunto della ditta esterna incaricata, funzionava perfettamente. Purtroppo, dice il sindaco, a causa di un guasto improvviso ed imprevedibile al contatore Enel verificatosi presumibilmente intorno alle 15:30, ne è derivato un blackout temporaneo di circa 3 ore durante le quali questa amministrazione ha dovuto allertare i competenti uffici dell'Enel ed ottenere un prontissimo intervento già a partire dalle 18:30. Il contatore danneggiato era stato infatti sostituito, quindi in tempi davvero record. Data contezza quindi delle reali dinamiche, conclude il sindaco di Merito Giuseppe Meduri. Per dovere di cronaca verso la cittadinanza ci si astiene da rispondere a qualunque considerazione critica effettuata nell'immediatezza delle circostanze nei confronti dell'amministrazione comunale, invitando tutti quanti ad accertarsi sulle reali circostanze che hanno determinato il guasto e sulla tempistica con cui si verifica, intendendo smorzare qualsiasi polemica e strumentalizzazione. Polemica, a dire il vero, smorzata anche dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo Megali di Merito di Porto Salvo, dottoressa Siricropi, che naturalmente non ha mancato ieri sera di manifestare, insomma, il suo disappunto, ma per la verità senza attribuire le colpe a chi che sia. Insomma, ha tentato comunque di svolgere la manifestazione era impensabile e a un certo punto ha dovuto arrendersi e rinviare. Dicevamo però non è possibile che un'amministrazione comunale come quella di Merito di Porto Salvo intanto non sia presente a una manifestazione del genere, anche se da una parte il sindaco questa mattina ci ha dichiarati che non è stato invitato, mentre la dirigente scolastica, questo siamo stati noi a voler approfondire questo aspetto, la dirigente Sinicropi dall'altra parte dimostra invece che il comune non solo era a conoscenza, ma era stato invitato, così come era stato invitato anche
le forze dell'ordine, il comando di polizia municipale. E ieri, stranamente, noi in questa manifestazione alla quale c'erano 1.000 persone, più i 400 bambini, quindi 1.500 persone circa, alla Villa Comunale, abbiamo visto soltanto, per la verità, la divisa dell'arma storica, cioè dei carabinieri. Non abbiamo visto un solo vigile urbano, e questa la dice lunga sull'attenzione che il comune di merito di Porto Salvo riserva verso la scuola, l'istituto comprensivo Megali Roccaforte di merito di Porto Salvo. Certo, noi questa mattina abbiamo anche detto al sindaco, ci pare strano, insomma, che quando c'è una manifestazione, per esempio alla scuola media di merito di Porto Salvo, e ci fa piacere, siete tutti presenti in pompa magna, quando c'è invece quella dei bambini dell'istituto comprensivo Megali, non ci siete mai. Le liti, insomma, istituzionali, a nostro avviso, vanno messe completamente da parte nell'interesse non soltanto dei bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari, ma anche della cittadinanza tutta, che è stanca di continuare ad assistere a queste continue liti e beghe tra istituzioni scolastica e ente locale. Sarebbe ora di finirla, e forse sarebbe salutare per ognuno e per tutti iniziare una nuova epoca improntata sul dialogo, sulla scia proprio di quella manifestazione che appunto l'Istituto Comprensivo Megali ha organizzato alla Villa Comunale. Non a caso questo spettacolo di ragazzi che parlano agli adulti con il tema tutti inclusi, quindi tutti inclusi significa nessuno escluso, insomma, quindi per parlare delle diversità. Ora, di concepirle come risorse, mai come limite. Invece, a merito di Porto Salvo, le diversità ci sono e si vedono, ma sono un limite e non una risorsa. Questo è quanto da merito di Porto Salvo. Invitiamo comunque i genitori, la cittadinanza a partecipare domenica in massa a questa manifestazione, anche per fare felici questi bambini che tanto si sono impegnati nel corso dell'anno.